E là, qui è Lethal Blade Ninja con Let's Play Paper Mario. Oggi credo che continueremo a esplorare Toad Town e scoprire un po' delle novità che ci propone. La prima cosa che farò è tagliare fino alla capanna di Merluna, quel che è, dove scambierò un po' di schegge stelle con il bamboccio. Eccoci qua. Ok, vediamo che cos'hai. Ne ho 9 adesso. Money, flower, save. Questo potrebbe essere utile. Autofiore. Ok. Ok, va bene così. Quanti ce ne vogliono? 3, accidenti. Intanto la prossima cosa che aumentiamo sono i PT. Quindi per ora va bene così. Ok, ci rivedremo a Toad Town, dove proseguiremo con qualcos'altro. Eccoci qua, ok. Pensavo di andare a fare una piccola visita all'altro Mario Brothers, mio fratello. Che fa di bello Luigi? Luigi? Oh, fischietta su una roccia. Ho una bella sorpresa per te, Luigi. Run away! Ciao, Luigi. Ciao, Mario. Pensavo di... che avrò un'avventura prima o poi. Sì, nel Nintendo GameCube, Luigi. Quindi mi sto allenando. Cosa? Il deserto arso? Oh, certo, c'è un treno che parte da lì per Toad Town. Magari verrò con te. No? Sei sicuro? Dammi una chance. No, Luigi, mi dispiace. Dovrei aspettare fino a Luigi's Mansion. Vediamo se ho posta. Una lettera. Oh, 3 lettere. Piccolo Toad, Vanna Toad e Key Koopa Bros. Ok, vediamo. Caro Mario, come stai? Sono Piccolo Toad. Sono solo un Piccolo Toad. Wow. Viva Toad Town. Mi sto allenando al dojo, così potrò salvare la principessa Peach. Ti scriverò ancora più tardi. Ciao. Mi fa piacere, ma chi è Piccolo Toad? Non lo conosco. Vanna T. Ah, Vanna T è l'assistente di Chuck Quismo. Ciao Mario, sono Vanna T. Vanna T. L'assistente di... Ok, ho appena detto. Grazie per partecipare al nostro quiz show. I nostri ascolti sono alle stelle. Ti aiutano quelle schegge stella? Torna finché non rispondi all'ultima domanda. Faccio il tifo per te, Vanna T. Ok. I Koopa Bros, cosa vogliono? Maledetto Mario, come hai usato... metterci in imbarazzo. Non dimenticherò mai cosa ci hai fatto. Da rosso. Ehi, guardati alle spalle quando cammini di notte. Da nero. Ti farò piangere. Da verde. È meglio che dorma con un occhio aperto, amico. Da giallo. Torneremo. Dai, Koopa Bros. Ok. I Koopa Bros a quanto pare torneranno. Oh, mamma mia. Fa paura che hanno scoperto il mio indirizzo. Ok, ora non ci rimane altro che... andare a sud. Aspetta, qui magari è qualcosa di nuovo. Ah, intraprendenza, multisalto. Niente di interessante. È
Ecco, come vedete, adesso hanno rimosso le travi e si può entrare in questa nuova area di Toad Town. Ok. Qui abbiamo Tasty, la cuoca che sostituisce lo chef champignon in questo gioco. Oh mio Dio, è Mario! Mi chiamo Tasty e adoro cucinare. Se mi porti degli ingredienti, sarei felice di cucinare uno dei miei energetici piatti. Ok. E anche qui ci sono un sacco di ricette. Adesso darò un fungo solo per... Anzi, dopo questa dimostrazione taglierò il video e tornerò quando avrò migliorato un po' tutte le mie, il mio inventario. Ok, ecco fatto. Vediamo cos'altro si può fare di qui. Qua c'era una scheggia stella da qualche parte, se non sbaglio. No? Forse qua dietro? Qua dietro? Ah, sarà una... magari quest'albero? No. Vabbè, sarà una mia illusione. Magari era un pannello rotante. Che non posso ancora trovare per ora. Poi... cos'altro c'è? Oh, oddio. Dio, Fiorella. No, 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 Fiorella. No, Fiorella. Non ti porterò un altro maledetto panino. No, no, no. Puff. Beh, salve, non fare la carina con me. Mi chiamo Bubulb. Vengo dal giardino fiorito. La fantastica... il fantastico paese dei fiori. Mi piacerebbe diffondere i fiori di campo fiorito, soprattutto il tuo regno. Ti piacciono i fiori, vero? Certo che ti piacciono. A chi non piacciono? Boh. Per questa ragione ti consegnerò questo. Seme magico. Quello è un seme di fiore. Se te ne prendi cura, crescerà un bellissimo fiore. Questi fiori sono delicati. Solo un cuore amorevole può farli crescere con bellezza. Prenditi cura di lui. Perché la bellezza è fragile. Sei fragile anche tu? No, perché non sei bello per niente. Alberello! Comunque, collezionare... ce ne sono 4 di semi magici. E è necessario collezionarli tutti e 4 per un momento più avanti nel gioco. È necessario, non è una cosa opzionale, quindi fatelo! Ok, qua ci sono le... privato. No, sono le fogne di... Fanulopoli, no, scherzo. Sono le fogne di Toad Town. E come Fanulopoli... sono una unica area in cui però potrete andare un po' più avanti ogni volta che ci tornate, quando avrete nuovi compagni o nuovi poteri. Vedete qui c'è un blocco di pietra, quindi l'unica direzione in cui possiamo andare è di qua. Oh, dei Gloomba. Magari riesco. Boom. I Gloomba sono dei Goomba un po' più resistenti e anche un po' più forti, se non sbaglio. Ok, gli ho fatto 5. Se non sbaglio hanno 7 PV. Sì, 7. Perfetto. E hanno potenza 2, a quanto pare. Ah, questo è autofiore. Quindi magari posso permettermi di usare... no, dai. Possiamo farcela senza. Bang!
il portale millenario ci sono solo nei... nei sotterranei questi... Aspetta, forse hanno solo 6 PV, non 7. Boing. Qualcos'altro qui? Qui, qui... Oh! Wow! Tu chi sei? Un glombistrice! Questi avranno potenza 3, immagino. E non posso saltargli sopra. Vabbè, poco male. Vediamo, 1, 3... Almeno 5 hanno di sicuro. Sei? No, hanno 7. Bang! Esplodi! Yay! Ah, sono dei nemici abbastanza resistenti. Ops. E qui cambio con Gumbario, perché c'è qualcuno che ci aspetta qui davanti. E io taglio il video qua perché siamo vicini al limite. E vi lascio in suspense. Suspense. Anche se probabilmente sapete chi è, ma... Blooper! Quindi, alla prossima, dove vedremo di chi si tratta e proseguiremo. Ciao da Lethal Brain Ninja, se vi piace il video, se volete iscrivetevi. Alla prossima con ancora Paper Mario. Ciao ciao!